dispiace, ma io sto male, io sto avendo delle percussioni emotive e psicologiche che non me le toglie più nessuno. Cioè io sto diventando depressa per quante cose da studiare, non va bene, ho 18 anni, non dovrei essere depressa per la scuola. La scuola mi spiace, ma sta diventando tossica, perché io non respiro più da quante cose da studiare. Cioè, non è normale. Basta entrare dentro TikTok, il gigante dei social, digitare scuola toxic ed ecco qua migliaia di video come questi. Calma, le so fare le cose, ma in 20 minuti come fai? Come fai a scrivere tutte cose? Io mi sto sentendo male. Sono quasi tutti studenti delle superiori. Usano la rete per raccontare quello che non va, a loro parere, nella nostra scuola. Questo è il nostro banco, il banco di scuola. Se un ragazzo o ragazza viene bocciato per i voti bassi, significa che ha avuto un problema quell'anno. Perché non ha studiato, bisogna capirlo. Le visualizzazioni sfiorano i 7 milioni, ma il disagio non passa solo attraverso il web. Diciamo perché siamo qua perché la scuola va cambiata. Noi vogliamo che i nostri bisogni siano ascoltati. Lo studente ha una idea. In tutte le regioni italiane, nei mesi scorsi, gli studenti sono scesi in piazza contro il sistema scolastico. Migliaia di ragazzi e ragazze per chiedere allo Stato una scuola diversa. Una scuola che stimoli la curiosità e insegni a pensare. Una scuola sicura, dove non si debba perdere la vita per imparare un lavoro, come è successo a Lorenzo, 16 anni, dell'Istituto Professionale di Udine, morto in fabbrica all'ultima ora dell'ultimo giorno di stage. È una cosa incredibile da pensare che uno debba morire nel nostro paese a quest'età, lavorando con degli accordi rispetto con la scuola, quando dovevano stare a scuola, e morire in questo modo non è concepibile. È evidente che nella scuola italiana, una delle più famose al mondo, qualcosa non va. Noi abbiamo provato a capire cosa. Questo è un istituto scolastico tipo del 2022, il nostro, il liceo statale Duca degli Abruzzi di Treviso. 1800 studenti stipati così. Classi con più di 30 alunni, porte sfondate, controsoffitti che cadono, cantieri che non finiscono mai. Se la scuola è l'ente di ingrandimento attraverso cui guardare il futuro, non ci aspetta niente di buono. Le lezioni iniziano alle 8 del mattino e finiscono all'1 del pomeriggio. 5 ore seduti immobili a prendere appunti, una materia dopo l'altra. Italiano, latino, inglese, storia, filosofia. Da una parte i banchi, dall'altra la cattedra. Noi ascoltiamo. Allora, andiamo a pagina 312, gloria del disteso mezzogiorno. Gli insegnanti spiegano. Unica variante, le interrogazioni. La prima differenza la possiamo trovare nella composizione. È il modello classico della lezione frontale, l'architrave su cui si fonda la scuola italiana da sempre. La lezione frontale ha ancora senso? Tradotto, si riesce a insegnare qualcosa con la lezione frontale? I ragazzi imparano e quello che imparano, cioè resta lì dentro o sparisce dopo 2 nanosecondi? Bene, dopo circa 15 anni di insegnamento, la mia risposta a questa domanda è... Metto suspense. Che non è un caso che si chiami lezione frontale. Lui è Enrico Galiano, professore in una scuola di periferia di Pordenone, scrittore, ma soprattutto autore di Cose da Prof, una webserie sul mondo della scuola, da più di 20 milioni di visualizzazioni. L'uomo in generale impara da 3 cose fondamentali: con l'imitazione, con l'interazione sociale e nell'esperienza diretta. Quindi no, non funziona così. Allora la domanda ci viene spontanea, ma perché si è sempre fatto così? Allora dobbiamo andare all'origine della parola. Lezione viene da lezione. Nelle prime università le lezioni funzionavano come una lettura, una lezio. Ma perché andava così? Perché non c'erano libri. Sapere era qualcosa che si trasmetteva. Lì era qualcosa che si faceva da. Lezione frontale ha senso solo nella dimensione del racconto, della narrazione, della magia. Ha senso solo se serve a riportare alla luce i motivi più profondi per cui tu un giorno, tu professore, un giorno hai deciso di dedicare la tua vita
vita allo studio di quella roba lì, perché hai visto dentro qualcosa di grande, hai visto dentro qualche bellezza che tu devi portare a loro. Quindi la lezione frontale ha senso se e solo se ci ricordiamo che è un grande modo per farsi contagiare da una passione. I giovani non sono vasi da riempire, ma fuochi da accendere. Ma non sono solo le star del web a mettere in discussione questo modello tradizionale di insegnamento. Anche la neuroscienza, che studia i meccanismi attraverso i quali il nostro cervello apprende, da tempo ha lanciato un allarme. La lezione è efficace quando è dialogica e interattiva, no? Quindi un momento di frontalità o più momenti di frontalità all'interno della lezione vanno bene, il cervello li apprende con piacere. Bisognerebbe, ecco, intervallare questi momenti di frontalità, di trasmissività, con dei momenti in cui invece chi studia diventa protagonista attivo del proprio processo di apprendimento. Viceversa, invece, se l'alunno è completamente passivo, manca l'elaborazione, il sapere è proprio privo a se stesso, scivola via. E volevamo anche chiedere, questo metodo alimenta un disinteresse? Ovviamente sì, solo quando l'alunno elabora personalmente, individualmente il proprio sapere, allora è capace di formare delle connessioni, delle reti neurali in grado di consolidarsi e quindi di sviluppare una certa crescita neuroplastica. Allegra è una nostra compagna di classe, frequenta la terza liceo e, come molti di noi, passa la maggior parte delle sue giornate e delle sue serate sui compiti. Oggi circa 5 ore e poi stasera dopo cena ripasserò un po' per le interrogazioni di domani. I professori danno tanta importanza ai voti e a volte questi voti ti identificano anche come persona. Sai, questa cosa mi ha portato ad avere molta ansia, soprattutto prima dei compiti. Quando il pomeriggio arrivo, apro il diario, vedo che devo studiare tantissime cose per il giorno dopo. Magari in alcune sono presa bene, in altre meno bene, ti sale un po' il panico e l'ansia, dici ok, non ce la faccio a fare niente e sul serio magari non fai niente quel pomeriggio, oppure fai qualcosa ma lo fai male. Allegra non è la sola. Un numero sempre più grande di studenti soffre di una qualche forma di ansia legata alla scuola. Secondo l'OCSE, la scuola italiana è tra le più stressanti al mondo. La percentuale di quindicenni che dichiara di sentirsi in grande tensione quando studia sfiora quota 56 punti, contro una media negli altri paesi di 37. E non è una questione di preparazione. Il 70% dei ragazzi, cioè 3 su 4, ha l'angoscia prima di una verifica, anche quando ritiene di essersi preparato. E questo molto più dei compagni europei. Non solo, l'85% degli studenti italiani è terrorizzato di prendere un brutto voto, mentre la media europea è solo del 65%. Ma cosa ci sta succedendo? La precondizione a qualunque apprendimento è un clima sereno. Qualsiasi informazione passa un filtro selettivo che è un filtro emotivo, e quando l'informazione è connotata di paura, ansia, stress in maniera negativa viene in qualche modo stoppata. Pensate anche a voi dei momenti in cui avete avuto tanta paura, è come se sentissimo il pensiero bloccato. La scuola dovrebbe essere il luogo della conoscenza, ma nessuna forma di apprendimento passa attraverso l'ansia e la paura di non farcela, e sempre di più ci si rivolge agli specialisti per chiedere aiuto. Nell'ultimo periodo sto ricevendo molte richieste di nuove prese in carico. La persona che tendenzialmente è ansiosa, quando viene chiamata a una prestazione, è molto più probabile che vada ad esperire un'ansia più forte piuttosto che in altri periodi. Giusto ieri sono stata contattata, per farvi l'esempio, da una mamma di una ragazzina di 16 anni che ha fatto l'interrogazione di storia piangendo dall'inizio alla fine, pur prendendo 8,5, quindi pur essendo estremamente preparata, per l'ansia di un qualcosa che di fatto poi lei padroneggiava benissimo. Nella scuola italiana le verifiche sono l'unico criterio con cui valutare i progressi degli studenti, ma passare tante ore sui libri vuol dire avere punteggi migliori? Incrociando i dati sulle performance dell'ultimo rapporto OCSE-PISA, si scopre che i quindicenni italiani sono solo al 34esimo posto nella preparazione delle lingue, della matematica e delle scienze. Siamo cioè quelli che studiano di più al mondo, il doppio della media europea. Ma siamo in fondo alla classifica dei risultati. Una bella contraddizione.
Lo studio a casa richiede estrema capacità di pianificazione e di organizzazione per ottimizzare i tempi e riuscire anche a svolgere le attività extrascolastiche che sono sacrosante. Chiaro che se abbiamo un sovraccarico e non abbiamo mai uno spazio, un tempo da dedicare alle altre attività, il carico diventa notevole. Ma è possibile un altro modo di fare scuola? La Finlandia oggi è considerata il paese con il miglior sistema educativo al mondo. In Finlandia gli studenti studiano meno della metà di noi, 4 ore alla settimana contro le nostre 9, ma sono tra i primi in tutte le classifiche globali sull'apprendimento. In Finlandia, fino a 13 anni, gli studenti non ricevono voti, perché quello che conta non è la verifica, ma l'impegno. In Finlandia, infine, uno studente che va male non è uno studente fallito, ma è il fallimento del sistema educativo. I finlandesi sono bravi a ottimizzare, diciamo, il carico di lavoro e i risultati. Per esempio, invece di studiare il libro di 1000 pagine da copertina a copertina, gli insegnanti preparano dei PowerPoint. Il PowerPoint è già un riassunto con le parti più importanti di ciò che va studiato. Invece riguardo alle materie, per esempio, gli studenti, per esempio al liceo, possono scegliere le materie. Ci sono pochissimi o quasi per nulla compiti a casa, e fra insegnante e studente si crea un rapporto, diciamo, allo stesso livello, per così dire, quantomeno dal punto di vista gerarchico. Pensiamo al fatto che ci si dà del tu sin dal primo giorno. Siccome in Finlandia c'è la cultura del feedback, quindi i feedback sono importantissimi, se dopo che ti hanno pagato, diciamo, per 3 mesi, un trimestre, quello che è, per quel corso determinato, arrivano feedback negativi da parte degli studenti, tu non lavori più. Quindi per questo anche il rapporto con gli studenti deve essere speciale. Ma in Finlandia tutto è speciale. Le scuole sono nuove e progettate con spazi stimolanti e gioiosi, perché gli scienziati hanno capito che non serve studiare molte ore e per molto tempo per apprendere bene, ma è più importante fare attività fisica e divertirsi. Persino le ore qui durano meno che da noi, 45 minuti, perché in ogni scuola, di ogni ordine e grado, c'è una pausa obbligatoria tra una lezione e l'altra, per giocare e rilassarsi. E questo spezza il ritmo e rinfresca, ossigena il cervello sicuramente, e poi si rientra tutti e si ricomincia la lezione con un'altra energia. Ma per trovare dei modelli educativi diversi dal nostro non c'è bisogno di guardare così lontano. Siamo andati vicino a Trieste, a Duino, dove c'è l'unica sede italiana dei Collegi del Mondo Unito, una rete di 18 scuole in vari paesi che condividono gli stessi ideali di insegnamento e dove vengono studenti da ogni parte del mondo. C'è un motto nella vostra scuola? Di lavorare con gli altri e di imparare come si può esistere con gli altri. Abbiamo tanti europei, però anche riceviamo rispetto dall'Africa, dalla Sud America, dall'Asia, e così imparano ad affrontare, superare difficoltà, differenze. È proprio un modo diverso di pensare la scuola. Ci sono i laboratori di informatica, di musica, di chimica, ci sono le ore di sport, le 1000 attività insieme e, soprattutto, ci sono i momenti dedicati al volontariato, perché imparare a prendersi cura degli altri è parte del percorso educativo. Nella scuola in cui andavo prima c'era più uno stress di tipo prettamente scolastico, si trattava solo di scuola, no? Qui invece è uno stile di vita, tu vivi qui, quindi tutto quello che vivi qui lo colleghi direttamente alla scuola. Almeno nella mia esperienza di scuola italiana, appunto, c'è un'attenzione alla conoscenza, quindi a proprio avere chiaro tutto quello che si studia. Invece qua, secondo me, è più un approccio a quello che si studia. Il sistema italiano è molto tradizionale, è lo stesso sistema che esiste da tanti anni. Bisogna chiedere se il sistema prepara bene gli adolescenti per il futuro. In realtà, anche in Italia, e proprio vicino a casa nostra, c'è chi ha avuto il coraggio di rompere col passato e rivoluzionare tutto. È difficile questo esercizio, secondo voi? No! Chi si sente pronto? Porto il panino al prosciutto e la mela per mattina. Provate a immaginare una scuola dove si va senza zaino, perché tutto quello che serve è già in classe, dove non c'è la cattedra con i banchi davanti, ma tante isole dove gli studenti imparano ad essere comunità e dove ciascuno è responsabile di un pezzetto di vita insieme.
c'è la detta ai tavoli, il bibliotecario, il distributore di quaderni e chi si occupa del sapone. E in ogni classe c'è anche il turnometro, perché tutti devono poter fare tutto. La classe è divisa in gruppi. Il turnometro si usa quando ogni settimana cambiamo i turni. E il turnometro serve anche per non litigare e ognuno sa dove mettersi in fila. E ogni settimana si cambiano gli incarichi. Ci sono delle mollette e tu le attacchi sul cartellone. Dopo che ognuno ha fatto una settimana, si cambiano i gruppi. Abbiamo 5 bollini, che se tu parli senza alzare la mano, devi mettere un bollino. Oppure se parli alzando la mano ma la maestra non ti dà la parola, devi mettere un bollino. Si chiamano scuole senza zaini. Questa è quella di Roncade, a un passo da Treviso. 20 anni fa, quando sono nate, erano solo il sogno di un gruppo di visionari. Professori e dirigenti con pochi studenti a Lucca. Adesso è una rete di più di 5.000 insegnanti e 45.000 studenti in tutta Italia. Daniela Pampaloni è la responsabile nazionale. Abbiamo deciso di cambiare l'organizzazione dello spazio aula, che è stato il primo punto da cui siamo partiti. Quando si entra dentro la troviamo completamente diversa dall'idea di aula tradizionale che abbiamo noi come scuola. Abbiamo tavoli quadrati dove i ragazzi stanno in gruppi di 6 al massimo e dove lavorano insieme, dove si scambiano i materiali. Naturalmente non c'è la classica cattedra e c'è invece uno spazio che noi chiamiamo Agorà, un grande tappeto in un angolo dove i ragazzi fanno conversazione e programmano l'attività della giornata. Che cosa si sviluppa di più nelle nostre classi? Allora, intanto l'empatia tra i bambini tra di loro, ma anche negli adulti tra di loro. La cooperazione, un lavoro di responsabilità. Oggi avere una classe con i bambini che non riescono a guardarsi negli occhi non ha più senso. Non è già più così in molte realtà italiane. Nel nostro viaggio dentro la scuola abbiamo scoperto classi dove le pareti spariscono e si fa lezione all'aperto, anche se piove, per rinforzare il legame tra bambini e ambiente. Professori che non danno compiti, perché sono altre le cose che contano. Un fiume fatto di tanti eroi, per lo più sconosciuti, che hanno sfidato il sistema per tenere accesa nei ragazzi la passione di imparare. A questi pionieri e alle loro storie, Sabrina Carreras, giornalista d'inchiesta, ha dedicato un libro uscito pochi mesi fa, già diventato un testo di riferimento per chiunque creda che non ci si debba arrendere e che la scuola italiana debba essere cambiata. Ho scritto un libro proprio raccontando le buone pratiche, perché dentro la nostra scuola pubblica c'è un movimento incredibile di economisti, scienziati, associazioni, stanno sperimentando delle soluzioni e mettendo in essere delle buone pratiche. Per chi ci riguarda tutti? Perché la scuola è una cartina di tornasole di quella che è la capacità di un paese di immaginare il proprio futuro. Che tipo di scuola vogliamo? Credo che la scuola migliore sia quella che aiuti ognuno degli studenti a trovare il proprio talento, il proprio essere nel mondo. Questo credo che sia il filo rosso che accomuna tutte le persone che ho individuato. Under pressure.